Salve, allora, oggi è un giorno importante perché, come già detto in altre occasioni, partiremo con la presentazione del settore giovanile che per la Casa West Avellino è uno degli elementi fondamentali, così come abbiamo già detto in altre occasioni. È un periodo anche particolare, sono stati giorni molto travagliati, abbiamo affrontato questi playoff perché io in particolare e tutti quanti noi ci credevamo che potevamo in qualche modo andare avanti, perché la speranza è sempre l'ultima a morire, come si dice, pur sapendo le potenzialità di questa squadra che purtroppo non da noi è stata messa in campo e abbiamo ereditato. Però tutto sommato, voglio dire, essendo arrivati ultimi, pareggio non è bastato, anche se abbiamo disputato una discreta partita, ma il pareggio non è bastato perché il risultato utile era solo la vittoria. Ma questo sicuramente non ci abbatte, oppure è chiaro, era una cosa che avevamo messo in preventivo, nonostante tanti sacrifici fatti, purtroppo è andata così. Però adesso pensiamo al futuro. Ecco, proprio perché si parla del futuro si parla di giovani, perciò oggi noi presenteremo alla città, ai tifosi, a tutti e a noi stessi quello che è il nostro sogno, quello che è il nostro obiettivo da portare avanti nei prossimi anni. Chiaramente voi tutti sapete che un settore giovanile non si costruisce dall'oggi al domani, ci vorrà un po' di tempo, ci vorrà qualche anno. Noi ci auguriamo che in pochissimo tempo riusciremo a mettere in piede una struttura degna di quello che è questa maglia, questi nostri colori, che fino adesso non è che il settore giovanile è stato sempre trascurato. Noi vorremmo mettere al primo punto proprio questo. E ci faccio gli auguri a tutti quanti, soprattutto al responsabile, all'ottimo Giuliano, che ha voluto insieme a me fare questa scommessa, a mio figlio Giovanni che si sta impegnando anche lui in questa battaglia, che crede anche più di me, se vogliamo, perché è un giovane, io sono meno giovane, però anche lui crede molto e spero che anche per lui, insomma, questo duro lavoro che stiamo facendo possa dargli la giusta ricompensa, così come lo spero io, perché voi sapete tutti che nel calcio non ci vogliono non è solo l'aspetto economico, ma è anche e soprattutto l'aspetto tecnico, l'aspetto organizzativo. Al di là di tutte le cose che si dicono e che dicono sui giornali e che scrivono, noi vogliamo improntare questo progetto su base solide e un progetto serio che duri nel tempo. Questo è il nostro motto, questo sarà oggi, questo sarà in futuro, mi auguro quanto più lungo possibile, perché come ho già detto in altre occasioni, la nostra non è una meteora nel calcio, ma vorremmo fare un progetto imitando i grandi. I grandi, quando parlo dei grandi, mi posso riferire all'Atalanta, così come a tanti altri progetti importantissimi che hanno dimostrato che si può fare calcio e si può fare calcio partendo soprattutto dal settore giovanile. La prima volta che ho attraversato questo tunnel avevo 15 anni. Ora è passato un po' di tempo e ci rientro con un ruolo completamente diverso. Già allora sentivo la grande pressione e la grande responsabilità del lupo sul cuore ed è la cosa che mi sta veramente impegnando tanto come individuo e come persona. Ora siamo qui, siamo in questo giorno importante per presentare quelle che sono le fondamenta dell'US Avellino, ovvero il settore giovanile. In questi mesi abbiamo incontrato oltre 300 persone, abbiamo fatto una grandissima selezione prima degli uomini e poi dei professionisti. Iniziamo dalla Berretti, la rosa più vicina alla prima squadra. I ragazzi si alleneranno allo stadio Partenio Lombardi e quindi condivideranno un po' l'ambiente con i protagonisti di tutta la stagione. Dopo ci sarà l'Under 17, Under 15 nazionale, l'Under 14 e un progetto a cui teniamo tanto, la cantera biancoverde. Buongiorno a tutti, finalmente torno in questo fantastico stadio, mi presento, sono Giuliano Capobianco.
Finalmente posso dire di essere il responsabile del settore giovanile dell'US Avellino. Ci tenevo a ringraziare una persona per me molto importante. In questa data avrebbe compiuto 97 anni, è venuto a mancare da poco mio nonno, e quindi spero che in un certo qual modo possa essere contento anche lui. Ci tengo a ringraziare il presidente D'Agostino, la famiglia, per la fiducia che mi è stata data. Abbiamo cominciato a lavorare fin da subito in sinergia e sotto traccia, con le idee chiare da 3 mesi a questa parte. Anche nel periodo del Covid ci siamo mossi per cercare di fare le cose per bene, per creare una struttura appunto di settore giovanile, dai piccolini fino alla Berretti. E ritengo opportuno che bisogna appunto valorizzare il territorio e quindi fare in modo che i ragazzi irpini possano vedere nell'Avellino un punto di arrivo calcistico e quindi non dover muoversi per andare altrove. Nello specifico parto dal segretario. Abbiamo individuato nell'avvocato Gaetano Trimonti, che è un irpino, appunto il segretario del settore giovanile. Quindi abbiamo uno staff tecnico di ragazzi giovani, ambiziosi, ma già qualificati, che hanno già avuto delle esperienze appunto con i bambini, con i ragazzi, e siamo una 30ina di persone, quindi vogliamo fare le cose per bene. Sappiamo che ci sono delle aspettative, che Avellino è una piazza importante, una provincia importante, però con la passione, l'umiltà, la voglia di fare, io penso che possiamo toglierci grosse soddisfazioni. Io sono consapevole di dover fare meno errori possibili e quindi spero che questa fiducia che mi è stata data fino a questo momento possa essere appunto riconfermata, e questo anche per quanto riguarda gli staff, perché sono convinto di aver fatto insieme alla società le scelte giuste per il bene dell'Avellino. Ciao a tutti, sono Alessandro Caruso, ho 35 anni e nella prossima stagione sarò il tecnico della squadra Berretti, oppure Primavera se dovesse passare la riforma. A gennaio ho conseguito la licenza di allenatore professionista UEFA. Nelle ultime stagioni ho allenato la squadra della mia città, di Marigliano. Ho allenato la Mariglianese prima in promozione e poi in eccellenza. Come esperienze passate ho anche un'esperienza da capo allenatore in Serie D con la Versa Normanna, ho allenato rappresentativa allievi e sono stato per più anni con il settore giovanile dell'Aquila Calcio in Lega Pro. Andremo ad affrontare una stagione in una categoria particolare, che è quella della Berretti, che è una sorta di trade union tra il settore giovanile e la prima squadra. Saremo sempre a disposizione della prima squadra, sperando nel corso del tempo di poter fornire quanti più ragazzi che possano fare appunto il salto di categoria, allenarsi e, perché no, esordire con la prima squadra. Naturalmente proveremo a conseguire anche degli obiettivi di classifica, degli obiettivi di campo nostri, però sempre al servizio di quello che è l'azienda Avellino e quindi della prima squadra, però considerando anche nella crescita dei giocatori. Quindi lavoreremo su obiettivi di classifica e naturalmente sulla crescita di ogni singolo ragazzo. Roberto Filarmonico, sono di Serino, provincia di Avellino, sono un irpino a tutti gli effetti, sono orgoglioso di indossare questa maglia nonché la mia squadra del cuore, sono orgoglioso, lo ripeto, per questa società che mi sta dando la possibilità. Ho sempre fatto settore giovanile, ho lavorato nella mia scuola calcio con la Virtus Avellino, mi hanno affidato l'Under 17 nazionale, dove con tutte le mie forze, tutto il mio impegno, umiltà e sacrificio cercherò di dare il massimo per questi colori e soprattutto per dare un orgoglio alla mia città. Mi chiamo Paolo Festa, sono l'allenatore della categoria Under 14, sono diplomato UEFA B, la mia carriera calcistica passa tra il Benevento e la Casertana, con anni passati anche con l'Avellino. La mia è un'esperienza questa importante, perché finalmente lavoro con la società, insomma, della mia città. Per me è un onore lavorare per questa maglia. Cercherò di metterci tutto l'impegno
impegno e di formare ragazzi nel miglior modo possibile per poter valutarli poi in seguito e cercarli di, casomai, di farli giocare in questo stadio, me lo auguro. Ciao, sono Gigi Molino, quest'anno farò l'allenatore dell'Under 15 nazionale, in più farò il responsabile della cantera biancoverde, un progetto molto importante che la proprietà ha voluto fortemente, radicato sul territorio, che ora vi spiegherò. Noi non faremo una scuola calcio per non disturbare tutte le realtà sportive dilettantistiche del territorio, però formeremo delle squadre tutte nostre, US Avellino 1912, partiremo con le categorie 2008, con le categorie 2009, categorie 2010, categoria 2011 e categoria anche 2012-2013. La cosa che mi preme dire è che tutte le squadre si alleneranno allo stadio Partenio, perché dobbiamo subito far entrare i ragazzi nella loro casa, che quello è il Partenio, quindi cuccagli subito la mentalità dello stadio e faremo delle ottime cose. Piano piano tutti questi ragazzi che staranno sotto osservazione faranno i campionati, piano piano cercheranno di scalare le categorie e portarli fino ai campionati nazionali. Ci sarà molto lavoro sul territorio, valorizzazione irpina, quindi è un bel progetto. Da responsabile della cantera biancoverde, da ex bomber, faremo di tutto per portare questo progetto a cui la società tiene tantissimo nei migliori dei modi. Dobbiamo cercare di portare quanto più ragazzi possibili in prima squadra fra qualche anno. Il progetto è di 5 anni, quindi ora sotto con il lavoro. Vi aspetto, il Partenio non è più un sogno. Ciao!